per il momento supremo, anelito in cui i protagonisti annunciano la morte. Grande successo di pubblico per Verdi Supremo Anelito, lo spettacolo teatrale ideato ed interpretato dall'attore italiano Mario Maranzana. Rigoletto, l'interpretazione dell'ultimo Verdi che Maranzana dà, si ha la possibilità di ripercorrere tutti i momenti della vita di questo grandissimo italiano. Ci sono i momenti di sconforto politico, per esempio. Pochi sanno che, nonostante la famosa frase Viva Verdi era stata adoperata dai patrioti italiani per significare Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, in effetti purtroppo Verdi era repubblicano e questo non gli è mai piaciuto molto. Anche se, come spesso accade agli italiani, occorre fare, come si suol dire, buon viso a cattiva sorte, e poiché allora era importante conquistare l'unità del paese, Verdi, come molti altri intellettuali dell'epoca, famosi oltre confine, si prestò sempre. Don Carlos. La rappresentazione teatrale che ha attirato centinaia di persone presso la Dante Alighieri Academy a Toronto è stata realizzata grazie ad una collaborazione tra l'ambasciata italiana in Canada, il Centro Scuola e Cultura Italiana e l'Istituto Italiano di Cultura a Toronto. Lo spettacolo però ci porta anche dentro il momento creativo delle grandi opere di Verdi, ci porta dentro anche ai suoi problemi familiari, perché Verdi ebbe ovviamente una storia complicata, prima con la moglie e una storia sfortunata come padre di famiglia e un grande amore con la sua compagna che lo accompagnò fino alla fine dei suoi giorni. Ma soprattutto Verdi interpreta benissimo, a mio parere, il ruolo che è stato di moltissimi italiani, il ruolo di persone che hanno saputo trascendere i limiti del proprio paese, e nell'Ottocento i limiti dell'Italia erano la divisione politica, i problemi economici. Problemi economici, tra l'altro, che poi hanno giustificato la grande emigrazione di fine Ottocento, che ha scarsa importanza forse per l'emigrazione canadese, in quanto molti emigrati allora andarono in Sud America e negli Stati Uniti, ma che poi continuò, come tutti sappiamo. Il palcoscenico di Giuseppe Verdi, agricoltore, 3 ettari. Attraverso le scene ideate a forma di monologo e basate sulla vita ed il pensiero del grande compositore, il pièce teatrale ha rivelato non solo l'indole del genio musicale, ma anche la personalità dell'uomo che nel corso della sua lunga vita fu un enigma. Soprattutto quello che è importante è l'umanità di questo uomo, e Mario Maranzana in questo spettacolo, per il quale io voglio anche ringraziare il Centro Scuola e in particolare il suo direttore Alberto Di Giovanni, permette questo spettacolo di farci capire quanto è importante la musica, quanto è importante l'opera nella vita culturale di un popolo. Laura D'Aprile, Omni News.